E sulle fonti TV torna il fatto di Marcotti, torna perché è un appuntamento che è stato solo momentaneamente sospeso, ma che di fatto è presente sempre nel nostro palinsesto e il lunedì, proprio a quest'ora, poi naturalmente con altri appuntamenti settimanali, vede protagonista Giancarlo Marcotti che vado a salutare e che saluto, ti do il bentornato Giancarlo, ciao. Sì, grazie Emanuela, un saluto ovviamente anche a tutti gli ascoltatori. Sono mancato queste ultime 2 settimane per motivi politici, ma eccomi qua. Esatto, per affari politici che magari poi approfondiremo in altri momenti quando magari ci sarà l'occasione, no? Di collegarci con ciò che sta accadendo anche alla vita politica. Lo facciamo sempre perché la vita politica è collegata ovviamente ai temi che andiamo a affrontare al fatto di Marcotti, però sempre con uno sguardo più economico e poi magari invece ci sarà occasione di parlarne. Però insomma riprende questo appuntamento settimanale che poi ci dà modo di raccontare, di chiacchierare intorno a temi che sono sicuramente centrali. Allora, intanto ti chiedo, caro Giancarlo, visto che facciamo sempre una panoramica generale di ciò che il paese sta affrontando, no? Nel momento in cui io e te ci sentiamo, dove noi ci siamo lasciati un paio di settimane fa, 2 o 3 settimane fa, parlando di previsioni economiche, di paese che era alle prese con la ripartenza, con la crescita, non solo il nostro paese, ma insomma il mondo intero. Sembra quasi che ci sia adesso un momento di stallo, diciamo così, no? Un po' interlocutorio, sia da un punto di vista più finanziario, quindi dei mercati, sia proprio anche nella vita reale. Sei d'accordo con questo? Assolutamente sì, sono d'accordo e la cosa, se vogliamo, da un lato è preoccupante, dall'altro lato è stata anche, diciamo, improvvisa, cioè qua si è passati da una grande euforia su una ripresa molto superiore al previsto, a invece a un momento nel quale la situazione economica, ma qua parlo della situazione economica mondiale, non solo italiana, sembra che possa avere una battuta d'arresto, cioè con le materie prime che non si trovano, con il petrolio, il costo del petrolio alle stelle. Il fatto che negli Stati Uniti si cominci a parlare di stagflazione, cioè Ah sì, ah sì. di questo connubio atroce tra stagnazione e inflazione, cioè due cose entrambi negative, cioè stagnazione economica naturalmente e inflazione intesa appunto come aumento generalizzato dei prezzi, quindi due cose negative che capitano contemporaneamente e che teoricamente, almeno secondo alcune scuole economiche, non potrebbero accadere contemporaneamente. Ci sono appunto delle scuole economiche che dicono che l'inflazione è derivante quasi esclusivamente, diciamo, da un periodo florido dell'economia che appunto, essendo diminuendo la disoccupazione, eccetera, sporta all'aumento dei prezzi, no? La piena occupazione, eccetera. Quindi la stagflazione, secondo alcuni, sarebbe qualche cosa di impossibile, invece noi la ricordiamo, insomma, anche questo termine qua è uscito, almeno da quanto ne so io, agli inizi degli anni 70, quando c'è stata la famosa crisi derivante dallo shock petrolifero. Comunque adesso si parla di stagflazione quando fino a poco tempo fa si parlava di una ripresa. Assolutamente, allora ti aggiungo anche io, rincaro un po' la dose, Giancarlo, da questo punto di vista, anche perché comunque tu, io in questo spazio, ma in generale anche quando l'ho affrontato questo tema in altri punti della diretta, io sono sempre andata molto cauta, no? Nel senso che chiaramente c'erano ancora troppe questioni da risolversi prima di poter parlare di una crescita, peraltro sostenuta come quella che ci raccontavano, perché insomma, come dici tu,
c'era proprio questa euforia, no? No, di base. E ti dirò, non solo appunto si parlava di inflazione, si parlava di un'inflazione solo temporanea, quindi che non preoccupava, adesso invece si parla di stagflazione e io ti dirò che ho anche settimana scorsa, anche perché siamo nel mese dell'educazione finanziaria, quindi sto un po' proprio spiegando insieme ai miei ospiti dei concetti che forse non sono proprio chiarissimi e io per prima sto facendo un bel ripasso, abbiamo parlato anche della shrinkflation, cioè il fatto che oltre ad aumentare i prezzi, i prodotti, per esempio che compriamo al supermercato, diminuiscano di quantità e quindi è come se il prezzo aumentasse il doppio, no? Perché noi paghiamo di più qualcosa che è inferiore a livello proprio di numero, di quantità, cioè per esempio una scatola di biscotti contiene meno biscotti ma noi la paghiamo non solo uguale ma di più. Questo per dire che insomma non è un momento per le tasche degli italiani molto semplice e il problema è che, domanda che non so se è provocatoria o se è reale, abbiamo nascosto la testa sotto la sabbia o fino effettivamente qualche settimana fa la situazione sembrava diversa da quella che invece sembrerebbe essere ora? Ma hai spiegato perfettamente, Emanuela, qual è la situazione, nel senso che io, te, obiettivamente, non per insomma incensarci, ma obiettivamente eravamo stati più prudenti su questa, rispetto a questa euforia nei confronti appunto della ripresa economica. Allora, ripresa economica naturalmente ci sarà rispetto al 2020, perché nel 2021 abbiamo effettivamente lavorato molto di più rispetto al 2020. Poi se ci limitiamo all'Italia, sembra, io sto ai dati, ma sembra che il turismo sia andato molto meglio rispetto al previsto, quindi insomma che ci siano buone notizie è innegabile rispetto a prima. Il problema, secondo me, è che forse non abbiamo valutato a pieno, o meglio, io devo dire, e anche tu l'abbiamo valutato un po' di più rispetto ad altri, ma il fatto che quello che era successo nel 2020 non è che si può cancellare così con un colpo di spugna. Va bene, nel 2020 è successo questo, ma adesso è finita. No, perché è un qualche cosa che non era mai accaduto prima, di fermare totalmente nel mondo la produzione, quindi questo ha creato delle problematiche che non sono cose da poco. In più, ricordiamo un'altra cosa, noi perché noi italiani siamo stati sempre abituati ad aumentare il nostro debito pubblico, quindi anche se lo abbiamo aumentato molto più del solito, quasi non ce ne siamo accorti. Ma il mondo nel 2020 e nel 2021 si è indebitato in una maniera pazzesca, quindi non può non avere ripercussioni un fatto di questo genere. Cioè mai prima si era giunti a tassi di indebitamento, di crescita del debito pubblico così importanti come quelli che abbiamo avuto nel 2020-2021. Certo. Guarda, poi naturalmente, concludevo, poi naturalmente possiamo dire che erano tutte cose dovute, ci mancherebbe altro, non è che, però di fatto è quello che è accaduto. Assolutamente, poi stavo anche dicendo che effettivamente in questi giorni, proprio questa è una lettura giornalistica, no? Nel senso che noi leggiamo sempre notizie, io leggo sempre notizie, e anche è difficile capire qual è il sentiment della popolazione, che naturalmente quando si parla di statistiche, di sondaggi, viene suddivisa in consumatori, imprese, lavoratori, no? Banalmente adesso sto molto andando per ampio raggio, ma per andare mirata alla questione. E allora, proprio stamattina leggevo che secondo Confcommercio, secondo un'indagine, le imprese sarebbero ottimiste rispetto al futuro. È chiaro che possono essere ottimiste rispetto all'anno scorso, ma dire che si è ottimisti verso il futuro, insomma, forse, ripeto, come dicevamo noi, forse è ancora troppo presto, ma perché nello stesso tempo invece leggiamo che la parte più dei lavoratori, che poi anche le imprese sono lavoratori, però chiaramente la distinzione viene fatta per altre motivazioni, i lavoratori, i consumatori invece sono un po' più sul chi va là, no? C'è proprio un'incertezza di base anche proprio nel giudicare quello che dobbiamo aspettarci dall'immediato futuro.
Ti dico questo perché? Perché è difficile anche comprendere proprio come potersi muovere in questo momento. E a questo punto, guarda, scusami, con un collegamento che magari è un po' forzato, ma ci voglio arrivare subito con te, voglio aprire il tema del Green Pass, che da venerdì diventerà obbligatorio al lavoro, ovviamente, perché è già obbligatorio in altri luoghi, più di aggregazione, come per esempio il ristorante, eccetera. Allora, questo parto da una domanda più economica, al di là di quello che è successo questo fine settimana da un punto di vista sociale, su cui poi ovviamente ci andiamo allo stesso modo. Questo cosa potrà comportare per le imprese e per i lavoratori? Cioè, quali potrebbero essere gli effetti immediati di una risoluzione come quella che siamo pronti ad affrontare? Perché se non cambia qualcosa in questi 4 giorni, da venerdì sarà obbligatorio esibire il Green Pass sui posti di lavoro, nei posti di lavoro. Guarda, Manuela, ovviamente anche qua vabbè, è banale ripetere una cosa che dico spesso, ci troviamo di fronte ad un qualche cosa al quale non ci eravamo mai trovati di fronte in passato, quindi è difficile fare delle previsioni perché ci manca Eh l'esperienza beh, in tal chiaro, senso. chiaro. Detto questo, è chiaro che adesso si faranno i calcoli, però ormai le persone che non si sono vaccinate finora è molto difficile che possano vaccinarsi in futuro. Quindi, e contemporaneamente anche i tamponi oramai sono al collasso, nel senso che se uno vuole andare a farsi un tampone si deve prenotare non so con che anticipo, perché insomma siamo anche quelli proprio per questo Green Pass. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione veramente molto complicata. Io non so quanti siano, se sono il 15 o il 20% gli italiani che non hanno nessuna intenzione di farsi vaccinare, però è chiaro che è una percentuale della popolazione che incide enormemente. Cioè, qua teniamo conto che magari può bastare l'assenza di una sola persona per fermare un intero processo produttivo. Quindi io ritengo che come minimo, io sono naturalmente, lo sapete, contrario a questa Sì. imposizione del Green Pass, ma come minimo va rinviata, cioè è una decisione quella del governo che rischia di far sbandare l'Italia proprio in un momento cruciale. Cioè, prima abbiamo detto che l'Italia poteva crescere quest'anno del 4,7-4,8, poi l'abbiamo portata al 5, poi al 5,5, c'è chi parla del 6, c'è tutta questa euforia, arriva questo fatto ed è una bomba di. Insomma, Ecco, quindi. infatti è un problema proprio di sistema. Per toglierti anche, non che tu, cioè tu dichiarila, sempre dichiarato, non che tu non voglia prenderti la responsabilità, nel senso, per toglierti la responsabilità di quello che hai detto, c'è la notizia per cui i governatori delle regioni, per esempio, stanno chiedendo di rivedere il sistema, di modificare anche tutta la gestione dei tamponi, perché questo è un problema reale, cioè si rischia veramente di non avere a disposizione i tamponi e quindi cosa si fa? La gente non va al lavoro, perché una persona può decidere, dice, vabbè, io non mi vaccino, faccio il tampone e vado a lavorare. Al di là del fatto che a lungo andare non so quanto possa essere sostenibile, però è una scelta e ci mancherebbe. Però se poi non ci sono fisicamente i tamponi, diventa assolutamente impossibile poterlo fare. E non lo sto dicendo io, non lo stai dicendo solo tu, ma lo stanno dicendo i governatori di regioni. Ma tu credi che in questi giorni cambierà qualcosa o ormai decisione è stata presa? Perché tu dici rimandate quantomeno, no? Mi pare di capire la decisione, ecco, per valutare meglio come si può gestire la questione. Per esempio, è stato proposto di far gestire autonomamente i tamponi dalle aziende, quindi non solo appoggiandosi alle farmacie, no? Che potrebbe essere già un passo avanti. Esattamente, cioè ribadisco, cioè, da persona comunque contraria al Green Pass, però da persona che comunque cerca di essere collaborativa, nel senso, bisogna insomma far notare al governo che questa decisione rischia di far andare a sbattere l'economia italiana, cioè ad avere conseguenze veramente gravi sulla nostra economia. Quindi
Già, attenzione, io nel mio microcosmo, quindi non voglio dire che io abbia delle informazioni, eccetera, però nel mio microcosmo questa euforia da parte degli imprenditori non la riscontro, o meglio, chiarisco, io ho a che fare solo con piccoli e piccolissimi imprenditori, quindi Sì. non ho a che fare con le grandi aziende e quindi può benissimo darsi che magari la multinazionale sia estremamente fiduciosa sul futuro, Ottimista. però, esatto, però i piccoli, piccolissimi imprenditori penso che abbiano dei problemi non da poco. Io, per esempio, tutti questi ordini, che sembra che tutte le aziende siano piene di ordini da evadere, eccetera, così, tutti questi ordini nel mio microcosmo non li Sì, vedo. che poi i dati bisogna leggerli. In realtà sì, le imprese sono più ottimiste, ma parliamo del 42,7%, che non è una percentuale così bassa rispetto al periodo storico che stiamo vivendo, secondo me. Però non arriviamo neanche alla metà delle imprese, quindi chiaramente, insomma, la maggior parte invece ritiene che non sia così facile, no, guardare al futuro. Se pensiamo che le famiglie solo per il 24,3% sono invece, hanno un sentiment più roseo, beh, siamo assolutamente abbastanza bassi. Poi chiaramente la percentuale si è un po' alzata, ma perché le attività sono ripartite, Giancarlo, quindi un minimo, ma è anche, come dire, è anche ovvio, no, che ci sia voglia di ripartire, quindi che in qualche modo il nostro morale sia sostenuto da questa voglia di ripresa. Però poi bisogna vedere, anch'io non la noto tanto questa sensazione positiva, cioè parlando così, anch'io con un piccolo campione di persone, ci mancherebbe, non certo con la maggioranza. Certo, sì, in effetti, ripeto, io mi riferisco alle piccole, piccolissime aziende, quindi, e poi alla mia cerchia di conoscenze, quindi non è assolutamente un campione rappresentativo. Però, ecco, invece la preoccupazione per quello che potrà accadere il 15 di ottobre è quella, la si riscontra in maniera chiara. Cioè l'imprenditore che teme che alcuni suoi dipendenti o non si rechino al lavoro o si recano al lavoro, ma lui deve necessariamente respingerli, tra virgolette, perché non in possesso di un Green Pass, beh, è una situazione che preoccupa molto gli imprenditori. Quindi io ecco, su quello penso che possiamo essere tutti d'accordo, cioè che non ci sia nessuno che ritenga che il 15 ottobre così non succederà nulla. Non succederà nulla se lo Stato vuole introdurre una legge di questo tipo. E poi dopo nella realtà non la fa applicare, perché se non ci sarà nessun controllo, se non c'è, quindi di patto non sarà applicata, vabbè, allora non succederà nulla il 15 di ottobre se abbiamo fatto finta di inserire una nuova norma. Ma se questa Certo. norma invece verrà applicata, è chiaro che avrà delle conseguenze molto gravi sul paese, ripeto, molto gravi dal punto di vista economico, mi fermo lì, poi dal punto di vista sociale magari faccio parlare altre Ecco, persone più no, competenti di me. assolutamente sì, anche se poi, vabbè, insomma, quello che è successo nel weekend deve far riflettere, che poi si allinea col pensiero che stavamo dicendo. Guarda, Giancarlo, resto ancora su questo tema perché avrei voluto parlare con te sulla Polonia, ma lo facciamo in un altro momento, magari anche anticipando l'appuntamento del fatto di Marcotti, perché è un tema che ci riporta un po' a considerare l'Europa, quindi a prescindere dal nostro appuntamento, vediamo se riusciamo a inserirlo, se, sempre che tu abbia disponibilità di tempo, magari questa settimana, perché è un tema, cioè quello dello scontro con l'Unione Europea, ma non posso aprirlo adesso, non ci sarebbe veramente tempo, quindi se sei d'accordo facciamo così. No, dicevo, D'accordissimo. ecco, tu parlavi di questo 15% idealmente di persone che non hanno il Green Pass perché non vaccinate, effettivamente si parlava di un 85% della popolazione che si è vaccinato e sono d'accordo con te quando dici che è evidente che sono persone
persone che difficilmente adesso si vaccineranno anche di fronte all'obbligo del Green Pass, perché sono persone che hanno deciso per X motivi di non farlo. E quindi questo però il 15% della popolazione è tanto, sembra dire, ah vabbè, però quando parliamo di attività produttive è veramente importante, insomma, ecco. E io ritengo che con i tamponi non si possa pensare di costruire il futuro a livello imprenditoriale, di proseguire il lavoro nella serenità che è giusto che ci sia, no? Quando si lavora, Giancarlo. Certo, sì, soprattutto perché, come così avevo cercato di accennare anche prima, soprattutto perché a volte ci sono delle persone in ruoli, in posti assolutamente strategici per l'azienda, che qualora dovessero mancare non per un giorno o due giorni, ma per un paio di mesi, insomma, potrebbero creare dei seri danni, diciamo, dal punto di vista economico, ripeto. Perché qua un'altra delle questioni, Manuela, da tenere presente è che teoricamente questa cosa dovrebbe durare fino al 31 di dicembre. Però sì, fino al termine dello stato di emergenza, esattamente. Però anche questo, riflettiamoci un attimo così tra di noi, come se Manuela, cioè da persone, diciamo, che cercano di metterci la logica, no? Ma allora, ma se dal 31 di dicembre scompare tutto, perché andiamo a gettare in piedi questo... questo che in a Milano si chiama rebelot, cioè questo, sì, sì, questo caos, noi... beh, caos, esatto, perché... certo, esatto. Assolutamente, assolutamente. Perché mi veniva il termine casino e non volevo dire. Ci sta, uff, ormai quei termini sono stati sdoganati, più si dice di peggio, sai. Ecco, no, però insomma preferisco quello che hai suggerito tu, il caos. Ok. Ecco. Quindi perché per questi due mesi creare questo caos, se appunto al termine di dicembre, cioè, perché è qui la questione, anche che secondo me non se ne parla abbastanza di questo fatto. Cioè, allora, o non crediamo che il 31 di dicembre, come ha scritto tra l'altro, come viene scritto sul decreto dal governo stesso, o non crediamo che queste misure vengono tenute fino al 31 di dicembre, ma pensiamo che verranno prorogate a vita, voglio sì, dire, sì. Allora va bene, allora, ma se invece crediamo che davvero il 31 di dicembre sia il termine, diciamo, di tutto questo, ma allora perché, chiedo al governo, perché intestardirsi nel fare questo per una cosa che ha durata di due mesi. Ma Giancarlo, vabbè, io non sono un governo, ovviamente, secondo me la risposta sarebbe, beh, ma non sappiamo se effettivamente poi l'emergenza finirà il 31 dicembre, sai che è stata prorogata innumerevoli volte, ovviamente, da quando c'è il Covid, quindi credo che siamo talmente ancora nell'ambito dell'incertezza che la risposta sarebbe quella, indipendentemente poi da... E questo giustificherebbe il fatto che le famiglie al 24-25% sono positive, no? Perché sì, sì, certo, certamente. Che invece... Certamente. Ma certo, per quello che appunto dire che si è ottimisti per il futuro è troppo, troppo, perché insomma... Va bene, ottimisti bisogna essere, però poi nella realtà bisogna fare ancora i conti con tante cose. Allora Giancarlo, argomento Polonia solo rimandato, argomento Green Pass solo rimandato, perché chiaramente vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, quindi al di là del fatto di Marcotti vediamo se riusciamo poi a sentirci in altre occasioni per parlare proprio di temi anche che riguardano questioni come quella europea, che è stata proprio un po' messa ai margini per ovvie ragioni, perché si è parlato di altro. Quindi grazie Giancarlo Marcotti, troverete questo contributo sul nostro sito e sulla pagina YouTube, e naturalmente ti seguiamo, caro Giancarlo, su Finanza in Chiaro. Grazie a te, Manuela, e ribadisco anch'io che il tema Polonia è da affrontare, perché potrebbe avere sviluppi molto importanti. Va bene, ci sentiamo più tardi, internos, così lo vediamo quando parlarne, è vero, è un argomento importante. Chissà se andiamo verso una Polexit dopo la Brexit. Ciao Giancarlo, grazie, grazie mille. Ciao.
Ciao Manuela e un saluto a tutti gli Grazie, ascoltatori. grazie al nostro Giancarlo Marcotti.